Perfetto, io do il benvenuto al presidente Carlo Rossi della Fondazione MPS. Grazie. Innanzitutto grazie perché ci aprite le porte di questa, insomma, lo spettacolo da questa finestra. Viene veramente voglia di pagare un biglietto, ma molto salato di fronte alla bellezza di questa piazza. Siamo molto contenti di ospitarvi. Però, insomma, qui c'è tanto passato, c'è tanta storia, ma c'è tanto presente e c'è tanto futuro, e c'è un vostro progetto che riguarda l'intelligenza artificiale. Sì, noi dal 2019 abbiamo promosso, favorito e anche finanziato la nascita del parco scientifico dell'intelligenza artificiale per favorire le ragazze e i ragazzi, studenti che vogliono cimentarsi in questa materia. Abbiamo costituito più recentemente una fondazione a cui partecipano le istituzioni locali, l'Università di Siena, e con una particolarità una rete di imprese. Sono oltre 35 imprese che provengono prevalentemente dalla Toscana, ma un po' da tutta Italia, da Bolzano fino a Lecce, proprio per sviluppare questa ricerca, ed è, diciamo, applicata fondamentalmente al tema delle scienze della vita. Questo territorio, diciamo, ha delle eccellenze in questo campo, noi vogliamo ulteriormente migliorarle nei limiti naturalmente del possibile. Tra l'altro è presente qui a una di queste finestre Jan LeCun, che è il vicepresidente di Meta. Domani l'Università di Siena lo insignirà di una laurea ad honorem, e questo, insomma, ci fa molto piacere avere questo tipo di collaborazione e questo tipo di contatti, perché diciamo, riteniamo che possa essere il futuro anche per le ragazze e i giovani di questo territorio. Anche perché, insomma, se siamo stati per tanti secoli il luogo dove nascevano le tendenze, come si direbbe oggi, certo, dell'arte, della scienza, insomma, la nostra spinta deve essere quella di continuare ad esserlo anche in questi tempi mutati e in questa società tecnologica. Sì, noi, diciamo, il tentativo è di essere molto attrattivi anche nei confronti delle giovani e dei ragazzi che vogliono, diciamo, vogliono fare i loro studi in queste materie. Abbiamo organizzato oramai da anni, e continueremo a farlo, delle summer school, proprio per invogliare, diciamo così, per presentare insieme all'università questo tipo di studio e di ricerca. È un'iniziativa che in questo momento ci sta dando grandi soddisfazioni, speriamo possa diventare davvero, insieme ad altre eccellenze, diciamo, di questo territorio. Mi sembra chiarissimo, grazie, buon palio, buon divertimento. Fra poco avremo anche Nicola Sani che ci sta per raggiungere, però prima torniamo per un attimo in piazza, perché stiamo seguendo in questo momento ancora il drago.